La partita è stata molto intensa contro un avversario ostico che fa della fase difensiva e dell'aggressività una delle armi storicamente migliori in questa categoria, una squadra consolidata che fa campionati di vertice da 10 anni. Io penso che abbiamo fatto una partita molto intensa, anche nella partita sporca ci siamo fatti valere vincendo i contrasti, ribaltando l'azione e abbiamo avuto le occasioni giuste anche per provare a vincerla, purtroppo non ci siamo riusciti. E sicuramente c'è grande rammarico per questo. Abbiamo fatti 3 la partita scorsa, oggi 0, è vero, però abbiamo creato i presupposti, abbiamo preso l'ennesima traversa palo che prendiamo durante questa stagione, abbiamo creato i presupposti, siamo stati pericolosi, abbiamo riempito l'area con tanti giocatori, c'è anche il valore dell'avversario, sicuramente non siamo riusciti a far gol, ma le premesse per farlo le abbiamo costruite anche oggi. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, sicuramente l'ultimo periodo non è un periodo felice, visto che non riusciamo a vincere dalla partita col Genoa, questo è indubbio. Ma devo dire che le ultime 2 partite danno fiducia su quella che è stata la reazione emotiva della squadra, per quella che vogliamo migliorare come incisività. L'altra volta abbiamo fatto 3 gol e ne abbiamo presi 3, questa volta non siamo riusciti a farli, non l'abbiamo preso, ma io penso che nel computo totale, in queste 2 partite, forse il Palermo meritava qualcosa in più. C'è la voglia di andare a vincere, le partite si allungano perché anche l'avversario è stanco. Per me la partita che dobbiamo fare l'abbiamo fatta, i primi tempi sono sempre molto difficili, molto tattici, le squadre sono aggressive, il Cittadella, come vi dico, è una squadra consolidata negli anni. Ci sono anche il valore degli avversari, non sempre riesce a fare tutto quello che ha in testa, l'importante è provarci, capire e leggere la partita e secondo me l'abbiamo fatto sino all'ultimo minuto. Sì, ha un problema al ginocchio, una distorsione che verrà valutata con un esame strumentale e vediamo domani o dopodomani farà questo esame e speriamo che l'esito sia negativo come l'ultima volta. La squadra, ve l'ho detto, abbiamo fatto una partita a Terni con una determinata squadra, la volontà era di provare a fare determinate cose, non riuscivamo a farle come avevamo in testa di farle, ho scelto attitudini e caratteristiche diverse, in questo momento poi il campionato è lungo e so di aver bisogno di tutti e per me la reazione, quello che c'è stato, la squadra, la solidità, l'efficacia offensiva l'altra volta, ma anche contro una squadra forte come il Cittadella, i presupposti per fare gol li abbiamo creati. E in questo momento non penso che sia mancanza di fantasia, penso che sia tutto quello che sappiamo, ormai non mi sono stufato di parlare di punti di partenza, sinceramente non mi va più. Questo è l'obiettivo che dobbiamo andare a cogliere, ne abbiamo la piena consapevolezza. Se parliamo oggi di una difficoltà per la mancata vittoria è vero, però la partita l'abbiamo fatta contro un avversario molto forte. L'hanno dimostrato in campo, prima giustamente faceva la domanda che nella parte finale della partita abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, ci abbiamo provato, questo è sintomo di grande carattere, di grande voglia di reagire a uno stato difficile di risultati, visto che non vinciamo col Genoa. Per me questo è un presupposto importante, abbiamo fatto battaglia, abbiamo retto qualsiasi cosa, siamo stati dentro quelle difficoltà che ci ha creato il Cittadella, ogni volta che avevamo la palla abbiamo provato a spingere, a fare gol fino all'ultimo secondo di partita e questo per me è un dato importante. L'unica cosa che è mancata è la concretizzazione, purtroppo siamo in un periodo in cui soprattutto nelle ultime 2 partite non siamo riusciti a raccogliere quello che meritavamo, perché anche oggi abbiamo dimostrato di aver fatto uno step in più a livello di agonismo, la squadra è viva, quindi ci mancava solo il gol che veramente l'abbiamo sforato in più e più volte, e dico che arriveranno tempi migliori. Speriamo, non dobbiamo sperare niente, dobbiamo solo andare a Modena per fare la partita e portare avanti questo lavoro importante che stiamo facendo nelle ultime settimane. Noi giocatori siamo abbastanza abituati a certi tipi di partite e non è ansia, è certamente un voler far bene davanti alla nostra gente, quello di sicuro, e da chi, lo vedo anche da chi sta in panchina, da chi subentra, da chi comincia la partita, vogliamo spingere per il Palermo e io non parlerei tanto di ansia, parlerei della voglia di far bene che purtroppo mai a volte ti porta a fare magari errori e valutazioni sbagliate, però secondo me la squadra c'è perché abbiamo dato un segnale oggi anche a livello, come ho detto prima, di cattiveria. E dobbiamo portare avanti. Quello che ho visto un po' da fuori la partita, direi che anche il primo tempo abbiamo fatto molto bene. Di certo siamo in una posizione di classifica un po' critica e quindi gli ultimi minuti spingi per poter portare a casa il risultato, cosa che non sta avvenendo adesso per quello che abbiamo detto, per certe situazioni che ci stanno andando male. Avessimo fatto gol al 15° del secondo tempo sarebbe stata tutta un'altra partita, ma l'avevamo portata a casa con facilità, invece non è andato così.
Comunque dobbiamo solo domani tornare al campo e lavorare come sempre. Certamente una squadra come il Palermo non deve ovviamente ambire a quelle posizioni lì. Saremo capaci, perché siamo un gran gruppo, saremo capaci di tirarsi su. C'è ancora tempo, non bisogna adagiarsi su questo, che c'è tempo, però cercheremo di fare il meglio. Delusione, perché comunque il pareggio ci sta molto stretto. Ci sta stretto perché potevamo portarla a casa. Era una partita che poteva darci lo slancio per poter affrontare le prossime con maggior lucidità, però portiamo a casa quello che abbiamo preso e lavoriamo e basta. Ah, i tifosi li posso anche capire, nel senso, io sono qua da 3 anni e ho visto momenti bui e momenti migliori, sono sempre stati con noi. I fischi ci stanno, sta a noi trasformarli in applausi. E dobbiamo farlo lavorando al massimo.